Ciao e benvenuti su MT Business Central. Oggi vi parliamo dell'ultimo prodotto di MacOff, il Punk Powder, che altro non è che questo, il Nanotech Bike Cleaner, il famoso e più rappresentativo prodotto di MacOff, ma in polvere. E come in polvere? In pratica, non so se sia il termine più corretto come processo produttivo, ma è come se MacOff fosse riuscita a liofilizzare il Nanotech Bike Cleaner, cioè ad ottenere la polvere alla quale basta aggiungere acqua per riottenere il prodotto originale. Il Punk Powder è in pratica il massimo risultato di MacOff in questa direzione. Già da alcuni anni MacOff è impegnata con il suo Project Green, cioè il suo programma di riduzione degli sprechi, quindi riduzione della plastica, riduzione del volume e del peso degli imballaggi e eliminazione degli elementi più inquinanti dai suoi prodotti. Proprio con il Nanotech Bike Cleaner, ad esempio, MacOff già da un po' di tempo aveva iniziato a proporre il prodotto in formato concentrato con rapporto di 1 a 4, per cui si ottengono 4 volte la quantità di prodotto partendo dalla quantità di prodotto concentrato. Ci sono confezioni da ad esempio 500 ml per ottenere 2 litri, una bottiglia come questa da 1 litro per ottenerne 4 e addirittura la tanica da 5 litri per ottenere 20 litri di Nanotech Bike Cleaner. È una soluzione che sicuramente riduce molto l'utilizzo della plastica, anche se sempre di plastica si parla per le confezioni. Riduce molto il costo dell'acquisto del prodotto, perché dai 14 euro del prezzo di una bottiglia classica di Nanotech Bike Cleaner si scende progressivamente a 9 euro al litro, 7 euro e mezzo al litro e 4,80 euro al litro con le varie confezioni sempre più grandi di prodotto concentrato. Ma questo, come dicevo, è invece il prodotto che va completamente a eliminare la plastica. Questa confezione in cui viene venduto contiene due bustine di prodotto in polvere. La confezione è in carta, cartoncino, sempre in carta sono anche le singole confezioni delle bustine che contengono 30 grammi di polvere, ogni bustina permette di ottenere un litro. Il costo è infatti lo stesso della confezione di prodotto concentrato da 500 ml che fa ottenere 2 litri e lo stesso si ottiene con questa confezione. E fra l'altro la parte in cartoncino si può ritagliare o comunque da quello che è possibile vedere basta anche deformarla in questo modo per ottenere questa sorta di scivolo imbuto per facilitare poi l'inserimento della polvere nella bottiglia. Quindi per noi biker che andiamo a comprare il MacOff Punk Powder ci sarà un risparmio economico non esagerato, perché dai 14 euro al litro della confezione si passa a 9 euro al litro pagando 18 euro questa confezione di Punk Powder. Ma diciamo che potremo pulire molto la nostra coscienza ecologica, perché il risparmio in volume calcolato direttamente da MacOff è del 92%, il che vuol dire che al posto di una bottiglia di Nanotech Bike Cleaner col suo spruzzino è come se potessimo andare a mettere circa 9 o 10 confezioni di questo, quindi dai 18 ai 20 litri al posto di un litro. Grande risparmio anche in peso, perché una confezione piena chiaramente di Nanotech Bike Cleaner pesa 1110 grammi, una di queste pesa 70 grammi, quindi 10 pesano 700 grammi. Quindi un grandissimo risparmio di volume e di peso. Andate a pensare dal punto di vista poi logistico dell'azienda quanto può essere il risparmio di CO2 emessa nei trasporti, sia per quello che riguarda il trasporto in nave o su strada, perché a parità di litri di prodotto venduto andiamo a trasportare un volume e un peso decisamente minore. Quindi un grandissimo applauso a MacOff, che ha ridotto di oltre il 90% sia il volume che il peso della confezione, ha completamente eliminato la plastica e dimostra quindi di avere a cuore il futuro del nostro pianeta. Speriamo che sempre più aziende, come sappiamo già sta accadendo, intraprendano questa stessa strada. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e condividetelo sui social con i vostri amici e non scordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche cliccando sulla campanellina per non perdere nessuno dei nostri prossimi video. A presto, sempre su MT Business Central.